Siamo alla pallavolo, la gioiella Prisma Taranto è salva con la vittoria per 3-1 su Modena e il contemporaneo successo di Padova contro Vibo. Questo ha consentito appunto alla formazione tarantina di esultare per la permanenza in Superlega nel prossimo campionato con una giornata di anticipo. Poi con una vittoria contro Milano nell'ultimo match di regular season, i rossoblu potrebbero addirittura agguantare gli spareggi scudetto. Modena, che ieri non ha fatto sconti schierando la miglior formazione possibile, ma Taranto ha messo in campo un agonismo impressionante, una vittoria di gruppo guidata da Randazzo, MVP del match con 20 punti. Artefice di questa salvezza sicuramente l'allenatore coach Vincenzo Di Pinto, specialista di stagioni miracolose in Superlega. Allora sentiamo le sue parole su questo importante traguardo e sul futuro della Prisma Taranto. Due anni fa questa società non esisteva, l'anno scorso una favolosa promozione e quest'anno nel campionato più importante al mondo, la Superlega italiana, da protagonisti. È una cosa incredibile, una squadra fatta di un mix tra giovani ed esperti, giovani che sono già nel giro della nazionale. Per il futuro, proprio in questa settimana, ci sarà una riunione per programmare e quindi dare continuità di risultati già eccezionali, ma quello che conta adesso è la continuità. Ci spostiamo in A2, continua il mal di trasferta per Castellana Grotte, che torna senza punti da Lagonegro. Gialloblu sconfitti per 3-1 nel derby del sud della seconda serie. Castellana, che ha vinto il primo parziale ma poi ha subito la rimonta di carattere dei padroni di casa. Terzo KO consecutivo per i gialloblu, che scivono al quinto posto quando mancano due partite al termine della regular season. Pugliesi netta flessione nel girone di ritorno dopo una prima parte di stagione sempre in testa al campionato.